Ed ora andiamo a San Zeno, la valorizzazione del patrimonio storico e artistico e lo studio dello sviluppo sociale ed economico del paese. A San Zeno da tempo lavora il gruppo di ricerca storica che cerca il coinvolgimento dei cittadini e contributi di idee per le attività. Questo giovedì la presentazione dei progetti. Raccogliere, catalogare e divulgare le testimonianze storico-artistiche relative al paese. È con questo spirito che lavora da qualche tempo e ora si presenta ufficialmente alla comunità il gruppo di ricerca storica di San Zeno Naviglio. Le linee guida e i progetti dell'associazione saranno presentati questo giovedì dalle 20:45 nella sala consiliare del comune alle porte della città. L'invito è rivolto a tutti. L'idea nasce dai costanti stimoli di confronto sulla salvaguardia e il recupero del patrimonio storico di San Zeno, che conserva resti di insediamenti di epoca romana, longobarda e carolingia, e che originariamente si chiamava Tregonzio e solo nel 1862 assunse il nome attuale. La serata di presentazione dell'associazione, che vede nella professoressa Carlotta Coccoli l'anima e il motore, che ha trovato terreno fertile nella sensibilità di un gruppo di giovani del paese, sarà occasione anche per focalizzare alcuni momenti storici di rilievo legati allo sviluppo di San Zeno, come ad esempio la costruzione della ferrovia, che risale al 1866 e che ancora oggi rappresenta uno snodo importante nella movimentazione di merci e nel trasporto dei passeggeri. E a questo sarà dedicato il treno passa da San Zeno, l'arrivo della ferrovia a San Zeno nell'Ottocento, intervento di Mauro Oliva che chiuderà l'appuntamento. La serata farà così conoscere l'attività del gruppo, operativo da circa un anno anche attraverso l'apposita pagina Facebook, e offrirà ai sanzenesi la possibilità di partecipare associandosi e contribuire con le loro idee al lavoro di ricerca storica sul paese.